Maestro, la buona conoscenza della storia ci unisce, la cattiva storia ci divide. Com'è stata raccontata finora per lei la storia che ha analizzato l'animo umano, il territorio, la gente, le tradizioni? Allora, io trovo abbastanza paralleli questi due percorsi che mi riguardano. Prima la riscoperta quando ero ragazzo, quindi un po' di decenni fa, di una categoria di maestri che erano misconosciuti, ed erano i maestri della musica popolare. Noi ragazzi abbastanza in qualche modo controcorrente andammo a cercare a Napoli, nei dintorni e poi in tutte le regioni del sud dei modelli che seguivamo per una vocazione estetica, vorrei dire. Ci piaceva moltissimo quella musica. Questo percorso è andato poi di pari passo con la riscoperta di altri personaggi che appartengono alla storia, e mi riferisco a questa storia taciuta, mai raccontata, che ruota intorno alla retorica risorgimentale. I percorsi sono simili, in entrambi c'è un grande senso del riscatto del sud, come a dire ristabilire delle dimensioni che erano state completamente abbandonate. Nel 79 esce Brigante se muore, una ballata che ha fatto storia, un inno alla ribellione. Oggi questo si traduce in un volume che ne ripercorre un viaggio, ecco, appunto, nella musica del sud. Che parallelo c'è tra una ballata e un libro? Ma io scrissi Brigante se muore, diciamo puntando sulla fantasia, perché evidentemente, a parte che era una musica per un film, ma che aveva lo scopo di in qualche modo suscitare il problema, di sottolinearlo, appunto di questa non conoscenza sui briganti e sul brigantaggio. E la ballata ha avuto tale successo, è un caso bizzarro, vorrei dire, nella musica italiana degli ultimi decenni, che mi è stata alienata. Cioè, a un certo punto hanno cominciato a dire: ma questa non l'hai scritta tu, esiste da sempre. E di fronte a questo la voce, e tutto questo succedeva perché c'era il meccanismo della trasmissione orale del brano, che non è mai stato un successo discografico o comunque non un successo radiofonico sicuramente, ma un successo di voce in voce, di chitarra in chitarra. Quindi come nel meccanismo della musica popolare si perde di vista l'autore e va tutto bene, finché poi non cominciato addirittura a essere tacciato di appropriazione indebita. Allora, e fra l'altro di portare avanti un falso storico, Brigante se muore l'ho scritta nel 79 insieme a Caro D'Angiò, e in questo libro ho pensato che forse era il caso di raccontare questo percorso, il percorso di una ballata, il percorso di una presa di coscienza. Da un libro, una ballata, un libro a un CD, questione meridionale, e anche qui c'è un legame, c'è un parallelo. Il libro da solo non basta, bisogna tradurlo probabilmente anche in musica. Ma no, voglio dire, i percorsi non sono così razionali. Io il mio lavoro è da sempre il lavoro di compositore, anzi sono felice di essere qui, perché per esempio io nel 78, prima di Brigante se muore, incominciai a pensare di scrivere musica nuova sui modelli della tradizione. Per esempio scrissi Pizzica minore e scoprii che nel Salento questo brano, che era un po' di rottura nei confronti dello schema fisso, no, degli accordi in maggiore, infatti questa era una pizzica in minore, mi sorpresi a vedere come fosse diventata popolare qui. Quindi voglio dire, l'importante è percorrere nuove strade. Allora, questione meridionale sì, si inserisce in questo argomento. Questione meridionale, la questione della grande cultura del sud che va ancora scoperta, risponde a un'esigenza mia, creativa, compositiva. Questione meridionale corrispondeva a una serie di racconti di viaggio, vorrei dire, perché parla del sud, ma non solo del nostro sud, parla anche della primavera araba, parla dei miei percorsi estremamente stimolanti in sud sempre più profondi, parla del meticciato della musica che rappresenta oggi una realtà, perché noi viviamo in un'Italia in cui sono presenti delle nuove energie musicali che vengono dal Maghreb, per esempio.
quindi un percorso sì, che ho cercato anche di razionalizzare, ma nasce soprattutto dall'esigenza di dire cose e cose che riguardano il contemporaneo. La Taranta è diventato un evento grandissimo, fondamentale per il Salento. Oggi forse veniamo riconosciuti appunto per la Taranta, ma lei si è accostato alla Taranta tantissimi anni fa. Ci può raccontare questo incontro? Cos'è per lei la Taranta? Per me è il segno di un riscatto e soprattutto è un grande risultato, perché io ho ritrovato proprio oggi degli appunti che scrivevo negli anni 70-80 e dicevo: questa energia musicale merita di non far la fine di tutte le cose del nostro sud, cioè di morire nell'oblio. Merita di dar vita ad un nuovo movimento, e tutto questo si è realizzato ed è importante, perché a questo punto noi italiani siamo più ricchi, nel senso che io ho smesso di avere profonda e sana invidia per la Spagna e per il flamenco, perché oggi l'Italia viene rappresentata a livello internazionale da un nuovo segno, di cui il Salento è uno dei punti forti. Poi ce ne sono tanti altri: c'è la Campania con la sua tamburiata, la Calabria, la Basilicata, però ognuno con il suo, diciamo, specifico regionale, ma tutti nel segno di una energia ritmica che io ho chiamato Taranta Power, che appartiene a tutte le regioni del sud. Ecco, allora ci può parlare di Taranta Power? Lei è naturalmente il fondatore della nuova compagnia di canto popolare, di musica nuova, di Taranta Power. Che cosa sono queste due realtà? Io ho dei buoni titoli a pensare. Quando mi ricordano che nel 69 fondai la nuova compagnia di canto popolare, noi si muovemmo le acque. Taranta Power è nel 1998, infatti proprio scrissi un brano che lo storicizzava, dice 1998 Tarantella Power is up to date. È l'accostamento di due termini, uno, diciamo, legato alla nostra cultura Taranta, che io coniai in qualche modo, perché non si diceva mai Taranta, e pensai che era il termine più giusto anche per bilanciare questo termine in qualche modo sputtanato, che era Tarantella, e che ci faceva ricordare i tamburelli finti e i nastrini, e che ci rendeva abbastanza imbarazzati quando, andando a fare concerti all'estero, trovavamo le tarantelle, quelle finte, edulcorate, fatte dai circoli italiani. Invece la Taranta, come voi sapete, come ben sapete qui, c'ha una energia straordinaria, ed è un fatto che, diciamo, che fa breccia presso la nuova generazione, proprio perché rappresenta un fatto forte, importante, rituale, non edulcorato. Associai alla parola Taranta la parola power, perché avevo bisogno di proprio di dare un segnale, come dire, innovativo. È bella l'allegria che ci circonda, quindi non vi spaventate di botti e di grida salentine. Per quanto riguarda la musica popolare italiana, io sono più, diciamo, legato da un punto di vista proprio di passione musicale al Gargano, perché ritengo che nel Gargano il, diciamo, corpus poetico musicale che ci è stato consegnato è il più forte di tutti. Ritengo che Sacco Andrea sia il più grande artista del Novecento della nostra cultura popolare. Ritengo che quella forma di evoluzione, appunto, dalla Taranta nella Tarantella del Gargano rappresenta un vertice straordinario. Però ogni passo verso sud è una scoperta. È una scoperta e un riflettersi, un riconoscersi. Mi viene in mente della musica, cioè delle emozioni che, per esempio, ho ricevuto quando sono andato in Etiopia, a Addis Abeba. I ragazzi, i bambini di una scuola mi hanno ricevuto facendomi sentire i miei pezzi cantati in amarico. Ecco, l'emozione delle voci bianche dell'Africa nera, le emozioni del Maghreb, le emozioni che abbiamo provato l'anno scorso quando ci trovavamo a Casablanca e si è scatenata le manifestazioni della primavera araba, con queste sonorità e questi, come dire, questi accenti che riflettono una identità culturale mediterranea, per esempio. E, diciamo, le esperienze sono tante, e non c'ho una preferenza. Per me l'importante è fare sempre percorsi nuovi. Il Salento
la sensazione di una, innanzitutto di una grande ricchezza, e di una ricchezza, poi dipende dai periodi. Io quando ci venivo 20 anni fa pensavo sarò un folle, perché venivo a, diciamo, far riconoscere ai salentini quello che loro non riconoscevano, per cui pensavo è qui che deve esplodere qualcosa, e così è stato. E comunque il Salento mi fa pensare soprattutto a questa, diciamo, polivalenza etnica, culturale, che si riflette anche nei linguaggi diversi, nella presenza delle grandi tracce della Magna Grecia, per esempio. E questo mi rende orgoglioso in quanto comunque uomo del Sud. Io sono molto, diciamo, felice di quello che è successo con il successo della Notte della Taranta, perché mi ha, in qualche modo, non mi sono più sentito solo. È una manifestazione che sta affermando, al di là di poi, al di là di tante critiche o di tante osservazioni che si possono fare, sta affermando un, diciamo, un'immagine forte e netta. E nella civiltà oggi contemporanea delle immagini forti è importante che succeda questo. L'altra immagine forte che io vedo girando è in qualche modo la mia musica, perché ha lasciato dei segni forti. Lei ha citato Brigantes e More, potrei citare tante composizioni che forse rimarranno, e questi sono i segnali forti. Sono i segnali forti per chi? Per la nuova generazione. Qua all'interno di questi, di questi argomenti possiamo fare tutte le discussioni che vogliamo, però quando vado in giro, soprattutto fuori, al nord, fuori Italia, associano me alla Notte della Taranta, e questo mi sta bene. Mi sta bene perché in effetti, a parte che io faccio il compositore, penso che il mio, diciamo, il giudizio che si può dare su di me è se piacciono o no le cose che ho scritto. A molti piacciono, però a parte questo, l'importante è andare nella stessa direzione. La direzione è quella di abbattere la logica globale, multinazionale, di appiattimento e di perdita della nostra cultura e della nostra identità. Questo, diciamo, comporta dei costi. Io ho scritto Brigantes e More e mi hanno preso anche a male parole, perché mi hanno detto che mi era appropriato di un canto popolare. Forse la Notte della Taranta sarà soggetta a tante critiche, però noi andiamo nella stessa direzione, la direzione di sovvertire la logica globale. In Italia si dà il giusto spazio che merita alla musica popolare? No, l'Italia è ancora, con la sua sottocultura televisiva, che è veramente imbarazzante e devastante, ancora lontana. Cioè oggi mi capita spesso di trovarmi, a parte il Maghreb, dove viaggio tantissimo, ma negli ultimi tempi più volte ho viaggiato in Andalusia, e se si accende la radio e si sente musica flamenca, grande segno, e questo mi dà molta allegria e molto interesse. Qui le radio sono lontanissime da questo, anche perché forse bisognerebbe fare più musica, però in televisione, in radio sentiamo solo uno sfacelo di una logica commerciale che non ci appartiene, e lo sfacelo dovuto a questa divinità negativa, malefica del nostro tempo, che è l'indice d'ascolto. La ringraziamo, maestro. Grazie.